questo video parliamo di spuntini pre-allenamento e merenda post-allenamento. Gli spuntini e le merende, insieme a colazione, pranzo e cena, costituiscono la base per una corretta alimentazione, se opportunamente scelti e correttamente ripartiti durante la giornata. In particolare, per voi giovani atleti, è molto importante scegliere bene cosa e quando mangiare, perché questa scelta può influenzare il benessere e la prestazione fisica. Parleremo per questo oggi nel dettaglio di spuntini pre-allenamento e merende post-allenamento. Nel primo caso, dovete rispettare due regole fondamentali. La prima è che non bisogna mai allenarsi a digiuno, poiché qualsiasi attività fisica ha bisogno di energia per essere svolta. La seconda regola è che non bisogna mai iniziare un allenamento durante la digestione, poiché i processi digestivi di per sé consumano energia, la quale verrebbe sottratta a quella necessaria per fare un'attività fisica, e ciò potrebbe anche causare dei malesseri. Per quanto riguarda i tempi, dovete ricordare di fare uno spuntino almeno un'ora prima di un allenamento. Se avete un allenamento nel primo pomeriggio e non avete il tempo di digerire un pranzo completo, lo spuntino sarà fondamentale. Se l'allenamento è nel tardo pomeriggio e quindi sarà passato molto tempo dal pranzo, dovete ricordare di fare uno spuntino un'ora prima di scendere in campo. Tra gli esempi di spuntini abbiamo fette biscottate o gallette con miele o marmellata, dei crackers, dei biscotti secchi non grassi, della frutta fresca o anche della frutta disidratata, come delle albicocche secche o prugne secche. Tutti questi alimenti sono costituiti fondamentalmente da carboidrati, i quali vi forniranno le energie necessarie per l'attività fisica e sono anche facilmente digeribili. Evitiamo invece spuntini ricchi in grassi ed elaborati, i quali richiederebbero dei tempi molto lunghi per la digestione. Durante l'attività fisica vengono consumate molte energie e liquidi. Per questo, nel post-allenamento, le due regole fondamentali da rispettare sono di mangiare sempre per recuperare le energie e bere per reidratare il corpo. Alla fine dell'allenamento inizia la cosiddetta fase di recupero. Durante questa fase il corpo ha bisogno di energie e nutrienti. È proprio per questo che è importante fare una giusta merenda nei 30 minuti immediatamente dopo l'attività fisica. Per un recupero ottimale, una giusta merenda deve essere costituita da carboidrati e proteine, le quali forniscono le giuste energie e consentono ai muscoli di rigenerarsi. Alcuni esempi sono pane con della bresaola oppure con del prosciutto crudo, yogurt o latte arricchito con fette biscottate, muesli o cereali, o anche del pane con ricotta e dei pomodori. Dunque ricorda, per il tuo benessere e una buona prestazione fisica, è importante scegliere bene cosa mangiare prima e dopo un allenamento e farlo al momento giusto.